Ho appena ucciso mio figlio, mi trovo in Piazza Progresso a Raffadali, vi attendo. Sono queste le parole pronunciate da Gaetano Rampello, 57enne, assistente capo della Polizia di Stato, al telefono con il centralino del 112, dopo aver freddato il figlio Vincenzo Gabriele, 24 anni, nel pieno centro di Raffadali. Una breve chiamata dopo due tentativi andati a vuoto e poi l'attesa seduto su una panchina davanti alla fermata dell'autobus, trovando riparo dalla pioggia battente sotto una pensilina. Quando una decina di carabinieri del nucleo operativo l'hanno circondato e fermato, lui non si è scomposto. Per favore, consegnate il mio distintivo e la mia pistola al questore. So di aver commesso un atto di grande disvalore sociale. Sono pronto a raccontarvi tutto. E quando viene trasferito in caserma per l'interrogatorio, il poliziotto confessa e racconta lucidamente ogni dettaglio del brutale omicidio. L'indomani mattina si danno appuntamento in Piazza Progresso, il padre tira fuori 30 euro dal portafoglio e secondo la sua ricostruzione il giovane lo strattona, gli sfila il borsello e gli leva altri 15 euro. La miccia che fa esplodere la furia omicida del padre, che estrae la pistola e uccide con diversi colpi il figlio. Gli davo 600 euro al mese, ma non bastavano mai, racconta durante l'interrogatorio Rampello, e mi picchiava e mi minacciava.